Allora, buon pomeriggio a tutti di nuovo. Grazie, grazie, grazie a Federapplausi. E grazie a voi per questa qualificata partecipazione ai dibattiti. Un importante confronto quello di oggi pomeriggio. Voi sapete che in Parlamento si sta discutendo la manovra economica. Come sapete che Fratelli d'Italia è un movimento fieramente produttivista, cioè un movimento schierato a fianco delle categorie produttive. Abbiamo chiesto ai presidenti delle principali categorie produttive italiane di venire a parlare con noi dello stato delle aziende in Italia, di quello che pensano della manovra economica, e hanno tutti risposto positivamente al nostro invito. E noi li vogliamo ringraziare, per cui vi chiedo un applauso per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Buonasera Carlo, dove vuoi? Per il presidente di Confartigianato, Marco Granelli. Buonasera Marco. La presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise. Buonasera Patrizia. Per il vicepresidente di Confcommercio, Lino Stoppani. Buonasera. Presidente di Coldiretti, Ettore Plandini. Il presidente di Confagricoltura, Massimo Gianzanti. A questo dibattito partecipa anche il presidente di Conf Edilizia, Giorgio Stoppani Testa. Buonasera presidente. Abbiamo chiesto di confrontarsi con questi presidenti delle categorie produttive a una persona che in questa sala non ha bisogno di presentazioni ed è il presidente di AIAD, lo chiameremo così, Guido Crosetto. Saranno moderati dal direttore di AGI, Mario Sechi. Buonasera Mario. E introdotti dal nostro responsabile per i rapporti con le categorie produttive, l'onorevole Galeazzo Bignami. Buonasera, buonasera. Io sono stato scelto per il cognome Bignami perché evidentemente col parterre che c'è dovrò fare un'introduzione brevissima, però credo che sia particolarmente importante ricordare, come il titolo stesso già annuncia, la centralità di questa manovra, una manovra che si qualifica per essere una delle più importanti, visto che l'anno scorso vi è stato un calo del PIL dell'8,8%, pari a quelle che si registrava come cali del PIL durante la guerra. Fratelli d'Italia ha affermato fin dall'inizio l'esigenza di compiere scelte coraggiose, di prendere una traiettoria chiara, e per questo abbiamo denunciato da un lato una eterogeneità nelle scelte a maggioranza che evidentemente non hanno consentito scelte chiare, coraggiose e nitide. E al contempo abbiamo fatto delle proposte che evidentemente non posso approfondire, ma che sintetizzando, a partire dall'individuazione del cuneo fiscale come il segmento centrale a cui destinare quegli 8 miliardi di euro che il governo invece intende destinare altrove, perché riteniamo che sia lì la leva su cui poter agire per garantire stimolo e crescita in maniera duratura e stabile alla nostra nazione. Ma anche altre iniziative riassumibili come ad esempio la proposta del più assumi meno paghi, ovvero consentire delle premialità a quelle aziende che nel rapporto col fatturato presentino un numero di dipendenti sopra una determinata soglia, a garanzia quindi anche di una volontà di investire e di garantire una produttività. Ancora, la flat tax per il mondo autonomo da stabilizzare a 100.000 euro e mediante la quale anche riuscire a suscitare con la flat tax incrementare uno stimolo alla crescita che oggi rischiamo di perdere, e potrei proseguire a lungo, la possibilità di investire nelle aziende italiane dell'economia reale con aliquote agevolate al 15%, pari a quelle che oggi si riservano magari ad altri tipi di rendita. E ancora la possibilità per le aziende di assumere in forma agevolata con sgravi significativi soprattutto a quelle attività che assumano coloro che evidentemente non per colpa loro hanno perso il lavoro per il Covid. Insomma, tante iniziative, l'abbattimento dell'aliquota IRES. Certo, riconosciamo anche qualcosa di buono fatto da questo governo, come ad esempio
l'iniziativa, perché si tratta di un piccolo inizio sull'IRAP. Noi riteniamo che sia necessario estenderle in maniera organica questa misura proprio per dare rilancio e slancio. Ma è questo per quanto riguarda la leva evidentemente fiscale ed economica, ma ci sono altre leve su cui si può agire, non di diretta derivazione tributaria, come ad esempio riuscire ad incidere sull'abbattimento dei costi dell'energia, sui costi delle materie prime, sui costi della logistica. Se dovessimo, insomma, trovare una parola che riassume tutte le proposte di Fratelli d'Italia, ne basterebbe una: lavoro. Perché dobbiamo ricordarci che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza, non sui sussidi, non sull'assistenzialismo fine a se stesso, sul lavoro mediante il quale ricostruire la nostra nazione. Platea, veramente, che saluto, calorosa, e quindi dobbiamo fare bene. Ma introdurrò tutti gli ospiti uno per uno quando stiamo in tema. E alla mia sinistra c'è il presidente di Confindustria, Bonomi, è stato appena chiamato in causa, di fatto. Io sto sulla notizia, presidente, lei lo sa. È stato chiamato in causa da Landini. Allora io guardo adesso l'orologio sul mio datario, è 11, hanno confermato lo sciopero per il 16. E che ne dice? Buonasera a tutti, grazie dell'invito. È la prima volta che prendo un applauso preventivo, quindi grazie doppiamente. Attenzione, perché poi questa è una platea che non fa sconti. Lo so. Ci rattrista molto perché ritengo che non sia la strada corretta. Ci sono dei temi del lavoro da affrontare, ma si affrontano confrontandoci. La proposta, per esempio, del taglio del cuneo fiscale è una proposta che noi condividiamo, e lo condividiamo a tal punto che abbiamo fatto anche i numeri per dire quanto è buona. E i numeri dicono che se tagliamo il cuneo fiscale con gli 8 miliardi e mezzo messi a disposizione dalla legge di bilancio, 2/3 a favore dei dipendenti, 1/3 a favore dei lavoratori, nei redditi a 35.000 euro, che è la soglia che è stata presa a riferimento, gli italiani mettono in tasca 751 euro rispetto ai 385 della proposta del governo. Allora io mi chiedo, ma di fronte all'evidenza dei numeri, perché non si fanno questi provvedimenti? Perché se tutti noi, ed è così, abbiamo a cuore in questo momento di mettere più soldi in tasca agli italiani, che vengono da un periodo difficile, ed è anche giusto, che possono stimolare la domanda interna e i consumi, e perché si fanno le battaglie identitarie? Allora io credo che se qualcuno ha una proposta migliore, venga al tavolo e la metta e la discutiamo, ma la proposta migliore non è andare in piazza dicendo peraltro che si va in piazza per una diatriba col governo, una diatriba con i partiti, e si penalizza il mondo del lavoro. Io lo ritengo completamente sbagliato. Granelli è presidente di Confartigianato, eccolo qua. Insomma, Granelli, la grande impresa, dice, fa una proposta. Landini, insieme alla UIL, quindi CGIL e UIL, sono andati comunque allo sciopero, un po' surreale, perché hanno detto non è contro Draghi, ma a me risulta che il premier sia Draghi. Quindi contro chi è? Contro le imprese? Contro i padroni? Mi faccia capire. Beh, intanto io ringrazio per l'invito, saluto tutti. Io credo che in questo momento ci sia un senso di responsabilità che tutti dobbiamo avere e dobbiamo mettere in campo. Quindi in questo momento credo che fra sindacati, lavoratori, imprenditori ci debba essere questo spirito di costruzione e di collaborazione. Io quello su cui credo si debba concentrare, al di là di un senso di responsabilità che poi uno è libero di esercitare nei modi e come vuole, credo che sia indispensabile oggi avere ben chiaro che il tema centrale è il lavoro. E purtroppo, parlando del settore, del mio settore, dell'artigianato, vedo che noi oggi il lavoro lo avremmo, ma abbiamo una grande difficoltà a trovare i lavoratori. Quindi quello su cui bisogna concentrarci sono le politiche attive,
per dare occupazione ai giovani, per dare occupazione alle persone che l'hanno perso, perché questo credo che sia il tema centrale su cui discutere e su cui mettere in campo oggi delle iniziative. Lei che voto dà alla manovra? Come, scusi? Che voto dà alla manovra? Ma guardi, adesso aspettiamo di vederla nella sua definizione, però diciamo una manovra che oltre la sufficienza. Oltre la sufficienza. Gian Santi, Confagricoltura, invece cosa dice? È sufficiente? Non è sufficiente? Eccolo qua. Ma io innanzitutto ovviamente mi unisco al coro dei grazie a Giorgia, e quindi veramente grazie. Allora, per la parte agricola direi che è sufficiente. Un'altra promozione. Per la parte più di impresa, ma come da un po' di anni a questa parte, manca totalmente di visione industriale. In Italia, che piaccia o non piaccia, la cultura e la politica industriale ormai da anni non è più materia di governo. E chi la fa? Beh, la fanno generalmente, non si offenda nessuno, le banche, i grandi istituti finanziari stanno definendo le più grandi operazioni che riguardano anche la vita dei cittadini italiani, riguardano la vita delle imprese, e quando guardiamo ai dati tendenziali c'è un tema che è totalmente sottaciuto nella vita di tutti noi, che è il tema dell'inflazione. Esiste un mercato fatto dall'economia reale ed esiste un mercato fatto dai numeri. Il governo la sta sottovalutando, secondo sta lei? Sta completamente sottovalutando. Le imprese oggi, soprattutto quelle come l'agricoltura, ma anche altri settori dell'industria italiana, stanno soffrendo molto, perché tutti quei settori che oggi sono energivori hanno un innalzamento del costo di produzione di 2 o 3 volte quello che sostenevamo prima dell'estate, il costo delle materie prime è raddoppiato, il costo dei fertilizzanti è raddoppiato, il costo di tutto quello che noi compriamo è raddoppiato, aumenterà il costo del lavoro perché ovviamente stiamo tutti sottoscrivendo i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, quindi c'è un'opzione che sostanzialmente nessuno considera, o inflazione o disoccupazione. Perché se è vero che se oggi noi non stiamo letteralmente facendo nulla per aumentare il listino prezzi del costo della spesa alimentare dei consumatori e quant'altro, è evidente che le imprese si fermeranno a gennaio, e quindi a mancata inflazione seguirà aumento della disoccupazione. Questa è un'equazione terribile. Brandini, inflazione, anche lei condivide questo giudizio? Siete allineati o ci sono delle differenze tra voi, tra Coldiretti e... Intanto mi associo ai ringraziamenti a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni, ma mi permetta anche a tutti i parlamentari europei che si stanno battendo in queste settimane su delle cose che hanno dell'inenarrabile. Basti pensare che ancora nelle ultime ore sul tema legato al vino in Europa si sta pensando di aumentare la tassazione e di mettere che il vino fa male e cancerogeno. Partendo da un presupposto che paradossalmente il vino è una delle bevande che da sempre viene utilizzata, e un bicchiere di vino fa assolutamente bene e non ha nulla di contrario alla salute. Mette anche di buon umore. E siamo, mi permetta, anche un po' stanchi di questa Europa che continua a minare quella che è la storia e le tradizioni degli Stati membri. Perché quando noi parliamo di cibo sintetico, di carne fatta in laboratorio, di carne che non ha nulla a che vedere con le fasi di allevamento, e nessuno oggi sa dire se questo prodotto farà bene o farà male alla vita dei cittadini e dei consumatori, e viene finanziato con le risorse dei cittadini europei, noi diciamo che è una vergogna e che dovrebbe essere respinta al mittente con una forte contrapposizione. Sul tema della finanziaria, se guardiamo la finanziaria a livello nazionale, noi diciamo che abbiamo avuto un aumento in termini di risorse del 50%, quindi tutto sommato positiva. Positivo. Però dobbiamo entrare nel merito. Noi non facciamo più ricerca. La ricerca è fondamentale per un paese. Noi dobbiamo ritornare a incentivare la scuola, la formazione e la ricerca, perché purtroppo anche sul tema della formazione ci sono ancora troppe carenze. E a questo aggiungo, sempre inerente al tema della finanziaria,
che prima si parlava di un ruolo che hanno gli istituti di credito. Noi siamo fortemente preoccupati anche sotto questo punto di vista, non voglio passare per anti-europeista, ma quando l'Europa entra nel merito e vuole venirti a dire cosa puoi vendere e cosa non puoi vendere, l'esempio di queste ore è legato alle abitazioni. Allora sotto questo punto di vista uno Stato membro deve essere sovrano nel poter fare le proprie politiche e nell'incentivare delle misure che siano realmente a sostegno dei settori produttivi. Chiudo su una questione. Si è parlato spesso e volentieri di reddito di cittadinanza sì, reddito di cittadinanza no. Noi pensiamo come organizzazione che in questo momento noi abbiamo bisogno di manodopera e non la troviamo. Abbiamo proposto di ritornare ai voucher e c'è un assoluto silenzio sotto questo punto di vista. Noi abbiamo bisogno di poter assumere persone e paradossalmente passare dal reddito di cittadinanza al reddito di maternità. Noi dobbiamo sostenere le famiglie, i nuclei familiari e dobbiamo creare la possibilità alle famiglie di poter far figli. Va bene. Perché sulla demografia la devo fermare. Noi abbiamo un dato che è in costante decrescita e questo ci spaventa, legato anche ai consumi interni. Bene, 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 dobbiamo perché abbiamo un certo ritmo che dobbiamo mantenere. Inflazione è stata evocata. Solo una battuta, presidente Bonomi, davvero il governo la sta sottovalutando? Una battuta, secondo lei? No, secondo me non è che la sta sottovalutando, e se guardiamo rispetto alla Germania abbiamo dei tassi inflattivi diversi, però stiamo sottovalutando tutta un'altra serie di aumenti che genereranno inflazione, che sono aumento delle commodities, materie prime quando le troviamo, costi energetici che stanno schizzando alle stelle, e se non si interverrà e si farà qualcosa a gennaio i settori hard to abate smetteranno le produzioni e di conseguenza ci sarà una spinta sull'inflazione salariale. Bene. Quindi è un momento di grandi incertezze, sì. Bisogna mettere molta attenzione, speriamo che lo facciano. Bene, la sua risposta mi dà il gancio per passare ai due rappresentanti della categoria dei commercianti. La Presidente De Luise, voi sentite questo problema della spinta inflattiva? Molte attività, bisogna essere chiari, non sono ripartite in realtà poi a pieno regime, diciamo con la riapertura delle attività economiche in questa fase di alleggerimento post-pandemico dentro una pandemia più sotto controllo, è così? È così, e come anch'io voglio mamma mia come forte, anch'io voglio ringraziare per l'invito. Invito importante, perché per noi il dialogo continuo con le forze politiche, perché è la politica che si deve fare carico dei problemi del paese e poi attraverso i propri rappresentanti portarla avanti, quindi nel Parlamento. Quindi grazie e veramente un plauso anche per questo vostro lavoro di tutte queste giornate. Sì, la tensione inflattiva l'abbiamo sentita molto, la stiamo sentendo. Qualcuno che mi ha preceduto ha già detto che le imprese cercano di contenere i prezzi in un momento come questo, dopo mesi di chiusura si sta ripartendo. Tengo il microfono più vicino. C'è bisogno di poter fare di tutto per andare incontro al cliente, al nostro cliente, che è il nostro bene primario, perché senza il cliente ovviamente non possiamo lavorare. Però teniamo il conto che si sta parlando di una inflazione cattiva, non buona, perché un'inflazione che aumenta dovuta ai costi energetici, lo sappiamo tutti, va a pesare sulle famiglie e sulle imprese. Sulle imprese aumentando i costi di gestione, e sulle famiglie lo vediamo tutti. Insomma, ci sono delle famiglie per cui questi aumenti non avranno un peso forte, ma ci sono delle famiglie per cui questi aumenti si faranno sentire, e in un momento in cui molti di questi o hanno fatto in cassa integrazione o hanno perso il lavoro. Insomma, quello che io vi posso dire, tradotto in termini molto semplici, noi lo vediamo all'interno dei nostri negozi, dietro al banco.
i consumi sono ripresi ma sono scesi, mancano ancora delle cifre alte rispetto al periodo pre-pandemico. E questo cosa vuol dire? Due cose: paura, indubbiamente sì, futuro Covid, ma soprattutto anche non reddito a disposizione. La fermo qua. È lo scenario condiviso da Confcommercio? Assolutamente sì, porto anche io i saluti evidentemente da parte anche del nostro Presidente. Stoppani. È chiaro che le prospettive economiche di questo Paese sono condizionate da tre variabili. La prima è il corretto uso dei fondi del PNR, che evidentemente speriamo efficiente, efficace e soprattutto completo, e l'ultimo aggettivo non è complementare, che evidentemente quelle che sono l'evoluzione dei contagi venga gestita come si sta facendo, insomma, con attenzione a che non peggiori ulteriormente. Ed infine, insomma, certamente gli aspetti inflazionistici sono un'incognita di quelle molto pesanti, perché influiscono sul potere d'acquisto delle famiglie, rischiano evidentemente poi di creare dei danni aggiuntivi. Ma lei promuove la manovra? Ma è una manovra che ha certamente delle luci e delle ombre. Tra le luci c'è certamente il taglio all'IRPEF, è sicuramente un dato positivo perché dà risorse anche per alimentare i consumi. Tra le ombre, insomma, ci sono tante cose, tra queste certamente gli interventi che riguardano gli ammortizzatori sociali, che a nostro avviso oggi andrebbero fatti con una maggiore gradualità, con degli sgravi contributivi sul cuneo fiscale, con un meccanismo di bonus malus che evidentemente combini prestazioni e contribuzioni, e anche in previsione una riduzione di altri oneri che pesano sul cuneo fiscale. E in mancanza anche interventi su quello che è un problema grosso, che le imprese, soprattutto del terziario di mercato, che sono quelle che hanno sofferto di più per la pandemia, insomma, abbiano quegli interventi sulla gestione della liquidità che sono essenziali. Gli dà la sufficienza anche lei. Prego? Anche lei gli dà la sufficienza. No, sulla liquidità certamente ci aspettiamo di più, perché di più. Evidentemente bisogna dare prospettive, soprattutto in questa fase le aziende hanno bisogno di risorse per stare in piedi e per investire per il futuro. Bene, abbiamo fatto questo primo giro, lascio Guido Crosetto ancora là in stand by, perché Guido è un gigante, quando parlerà ci sarà un'ovazione. Ma la casa, perché ci sono due cose interessanti secondo me, tra l'altro una ho visto che Fratelli d'Italia sta intervenendo con Giorgia Meloni e i suoi parlamentari. Rendite catastali, perché non ho capito bene se siamo usciti dal limbo del provvedimento, e l'ultimo ieri devo dire che mi ha lasciato di stucco, e cioè questo intervento, insomma, l'intervento sull'ammodernamento energetico, sull'efficienza energetica, che diventa obbligatorio e addirittura con vincoli pesantissimi, cioè non la potresti affittare, non la potresti vendere. Ma ripeto la domanda, poi la ampliamo, anche perché è una chicca da far dire a Bonomi, vediamo se gliela strappiamo. Chi fa la politica economica? L'Europa sulla proprietà immobiliare italiana? È un po' surreale o no? È surreale e pericoloso, ma inizio anch'io con un ringraziamento sincero e sentito a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia per questo invito e per questa opportunità, perché si tratta di una manifestazione davvero che è stata al centro tutta la settimana, non lo dico perché sono qui naturalmente, del dibattito non solo politico, quindi sono molto contento di esserci. È un problema l'Europa da questo punto di vista, perché quelle due cose citate, rendite catastali e diciamo divieto di vendita, addirittura affitto di immobili se non hanno certe caratteristiche, entrambe vengono da lì, perché se parliamo di riforma, revisione del catasto, che è all'interno della riforma fiscale, quindi niente limbo, è in Commissione Finanze alla Camera, e noi speriamo che qualcuno si faccia forza e chieda lo stralcio di quella parte. Perché chiediamo che chieda, scusate il distizio, lo stralcio di quella parte? Perché nel testo che accompagna la riforma c'è la confessione di un peccato, e il peccato, a mio avviso, è che è quello che questa revisione del catasto, così come prevista dal governo, è espressamente indirizzata ad aumentare la tassazione sugli immobili,
per rispondere, scrive il governo nel documento di accompagnamento alla riforma, alle richieste dell'Europa, della Commissione Europea. Allora, se questo è l'intento messo nero su bianco dal governo col quale vuole portare avanti la revisione del catasto, per me c'è solo una soluzione e sono contento che in questo senso si stia muovendo anche Fratelli Italia, cioè lo stralcio di quella misura. Dopodiché dall'Europa arriva anche quell'altra proposta assurda, se ne sta parlando da due giorni, l'abbiamo un po' tirata fuori noi e siamo orgogliosi di averlo fatto perché andava lanciato l'allarme. Il principio, l'idea di condizionare l'esercizio di un diritto elementare, cioè il diritto del proprietario di vendere o affittare l'immobile, condizionarlo a mio avviso a qualsiasi, diciamo, elemento, in questo caso alla presenza di alcuni standard di efficienza energetica, questo credo sia inaccettabile, non lo possiamo accettare. Ma il problema è anche legato a quello che diceva il Presidente Coldiretti prima, che non a caso citava anche la casa. Dall'Europa, adesso non voglio usare il termine Europa nella maniera demagogica o che può essere tacciata come tale, però dalla Commissione Europea arrivano molte, diciamo, istanze, richieste, proposte, imposizioni alla fine, che hanno un vizio d'origine, perché qui c'è il problema, diciamo, dell'esercizio del diritto, che per me è una cosa gravissima, condizionare la vendita e l'affitto a una caratteristica dell'immobile. Ma come per il cibo, non c'è, ma non è possibile che ci sia, per come è variegata, diciamo, il nostro continente, non c'è la possibilità di avere le stesse norme, sì, nel nostro paese. La norma standard per tutti. Ma sì, insomma, il nostro patrimonio immobiliare, se veniamo a questa disposizione, è tale, con i suoi borghi storici, spesso in crisi, anche se bellissimi, bisogna salvarli, con i suoi centri storici, con cose che loro, che è veramente pessimo, che gli altri paesi si sognano di avere, soprattutto quelli del nord Europa, con il clima completamente diverso, con le necessità di riscaldamento completamente diverse, che fai? Non si possono imporre le stesse cose, al di là del fatto che in questo caso, ripeto, c'è una inaccettabilità di un principio di soppressione di un diritto di fatto. Guido Crosetto, ieri ti ho visto in TV. Ieri ti ho visto in TV che cercavi di spiegare cose elementari sulla politica ambientale, eppure però non venivano recepite. Ho sentito anche persone di una certa intelligenza fermare un po' delle assurdità che non starò qui a ripetere per esigenze di tempo e di sintesi, ma tutto questo mantra green per migliorare certo l'ambiente e così via non ha un difetto, che è quello che si è trasformato di fatto in una nuova ideologia, come abbiamo visto adesso, una sorta di piccolo totalitarismo, o grande forse? Beh, intanto ringrazio anch'io per l'invito. È una novità. Su questo, no, Mario, hai fatto una domanda su cui qualunque persona sia seduta da questo tavolo ha una risposta chiara, perché ciò che spaventa tutti normalmente è l'integralismo, no? E quando io ieri sera mi sono sentito dire, conoscendo la realtà, che noi potremmo vivere nei prossimi anni con energia prodotta dall'eolico e dal solare, e come sì, ognuno di noi sa che ad esempio adesso il sole non c'è e il vento non sappiamo quando riprenda, cosa che chiunque sa, non potrà raggiungere più, Carlo, quanto l'8 o il 10% probabilmente della produzione di uno Stato, stante le attuali conoscenze tecnologiche, poi magari tra 20 anni sarà cambiato tutto. Ecco, quando io sento qualcuno che sta spiegando che noi possiamo vivere senza il gas, senza il petrolio, senza il carbone, e oggi la Cina ha ribadito di puntare sul carbone, l'ha ribadito oggi, il più grande inquinatore al mondo, di puntare sul carbone ancora per i prossimi 40 anni, allora mi dico che l'Europa sta cercando di chiudersi incomprensibilmente, così come sulle case, all'interno di una cupola che però non si può costruire per l'ambiente, per le emissioni e nemmeno per l'economia.
perché nel momento in cui io metto sull'economia europea un peso superiore a quella che hanno i concorrenti al di fuori dell'Europa, il costo della CO2 sta diventando uno di questi problemi, il 2035 come punto finale per l'industria dell'auto tradizionale è un'altra follia, di cui chiunque si occupi di industria sa oggi che è un'altra follia distruttiva per una parte dell'economia fondamentale. Ecco, quando io sento queste cose mi spavento, ma non mi spavento perché qualcuno le ipotizzi, mi spavento quando li vedo diventare reali. Un anno fa qualcuno diceva che il costo dell'energia, della CO2 che avrebbero dovuto pagare le imprese per produrre sarebbe arrivato a un punto tale che avrebbe messo fuori mercato le aziende europee. Sta arrivando questo momento. E la stessa Europa che invita tutti a cambiare i serramenti per poter vendere le case, sta mettendo nelle condizioni, lo dico per assurdo, chi produce i profilati dei serramenti in alluminio e in PVC e chi produce i vetri in Europa a essere fuori mercato per il livello di tassa di CO2 che dovrà pagare. Per cui costruisco un mercato e una domanda di prodotti in cui l'Europa non sarà più competitiva perché converrà produrli al di fuori dell'Europa per una, non perché sono più bravi, ma perché c'è una tassazione che li rende più competitivi rispetto a quella europea. E voi pensate all'assurdità di costruire regole che fanno una domanda economica fortissima di prodotti che non puoi più produrre perché sei fuori mercato per le regole che ti sei messo. È una cosa, però guardo Carlo perché è una cosa da lui lanciata all'Assemblea di cui purtroppo sui giornali non si discute, non si parla. Perché? Perché stiamo parlando sui giornali di cose che vanno di moda, no? E non della realtà. Noi abbiamo bisogno di recuperare, sia anche all'interno del dibattito politico, ma anche quello culturale generale, un po' di realismo. Parliamo del mondo migliore possibile che possiamo avere, il meno inquinato possibile, con le tecnologie, col lavoro, con la sopravvivenza dell'economia che abbiamo adesso. Grazie Crosetto. E Presidente Bonomi. Presidente Bonomi, qua Giovannini, il ministro Giovannini oggi ha detto che il phase out, l'uscita comunque dal mondo, diciamo, che va a idrocarburi è il 2035. Ma lei la condivide così l'impostazione? No. No. Ah, okay. No, non la condivido perché facciamo la politica degli annunci, annunciamo il phase out 2035, ma quali sono gli impatti? Non ce li hanno spiegati? Non ce l'hanno detto. Quante migliaia di posti di lavoro perderemo? Non si sa. Con quali risorse accompagneremo questa transizione? Nessuno l'ha detto. E tutti noi vogliamo vivere in un mondo migliore, in un mondo pulito, per noi, per i nostri figli, però allora o avviene questo in una governance mondiale, l'Europa che emette l'8% dei gas climalteranti si pone obiettivi ambiziosi quando a Glasgow, poco tempo fa, COP26, Cina ha annunciato fino al 2035 farà 18 nuove mega centrali a carbone e l'India fino al 2070 ha detto che non se ne parla. India e Cina fanno il 33%. Secondo, dobbiamo avere degli obiettivi ambiziosi ma non velleitari. Si dice che produrremo energia elettrica da fonti rinnovabili nei prossimi 10 anni pari quella che abbiamo installato negli ultimi 20. Con i processi autorizzativi che ci sono in Italia lo sappiamo benissimo. Peraltro non ho mai capito se le pale eoliche le fanno col cartone o con l'acciaio. Però questo va bene. E terza cosa, con che risorse? Perché l'Europa ha lanciato un Green Deal e la Commissione ha detto che ci vorranno 3.500 miliardi di investimenti. Per l'Italia 650 miliardi. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua magnificenza, ne stanzia il 6%, cioè il 94% degli investimenti le devono fare le imprese private che hanno aumento delle materie prime, aumento dei costi energetici, devono rimanere competitive, in più devono fare i costi della transizione quando ci annunciano a sorpresa che ci chiudono interi pezzi di filiera. Io credo che se da lunedì mattina le aziende dell'automotive inizieranno a dire ma io mi riposiziono da un'altra parte, quei migliaia di posti di lavoratori, citofonare ministro Giovannini. Che politiche
attenzione, perché molti pensano che tutta la politica fatta sugli idrocarburi e non solo abbia un impatto solo sull'industria dell'auto. Non è così, ovviamente ha un impatto, tutta questa politica ha un impatto anche sul cosiddetto green, che è già green, dico bene Brandini? Ma paradossalmente oggi l'agricoltura dovrebbe essere il settore che ne trae maggior beneficio sul tema delle energie rinnovabili, perché il tema del biogas, del biometano, noi siamo i primi a sostenerlo e a volerlo, e anche del fotovoltaico, poi noi aggiungiamo magari sulle coperture e smettiamola di consumare suolo agricolo. Sta consumando territorio, Perché anche questo è un qualcosa che non ha del normale, già tra l'altro in un paese che non è autosufficiente in termini produttivi. Quindi la nostra sfida dovrebbe essere quella di diventare autosufficienti, magari puntando su nuovi bacini di accumulo, avere acqua a disposizione, va a favore dell'energia, va a favore dell'industria, e creiamo le condizioni per le quali, laddove non c'è acqua, abbiamo la possibilità di triplicare le rese ad ettaro e quindi diventare un paese autosufficiente. Detto questo, noi abbiamo a fianco delle energie rinnovabili la necessità di investire su nuove forme di produzione energetica. Allora noi abbiamo un player italiano che il mondo ci invidia, che è Eni, che ha la capacità tramite la transizione, o meglio tramite la produzione magnetica solare, che è una forma completamente nuova di produzione energetica che non sfrutta il sole ma sfrutta la possibilità di generare delle particelle che producono energia, non è una forma rispetto alla vecchia produzione nucleare, una cosa, ripeto, completamente nuova, che non produce scorie, che non può implodere, e che questo ci dovrebbe portare ad avere, garantire la capacità produttiva a livello energetico a un costo adeguato. E su quello che diceva anche Crosetto prima, noi dobbiamo essere consapevoli che per noi l'Europa è importante, ma noi siamo l'Italia, e l'Europa senza Italia, non c'è Europa senza Italia. Beh. Perché dico questo e chiudo? Perché purtroppo per anni a noi c'è stato detto che l'unica possibilità per competere era quella di delocalizzare, era quella di portare il settore primario in altri paesi sul tema dei costi. Noi invece dobbiamo recuperare, il Covid ce lo dovrebbe insegnare, che un paese non può essere un paese solo che fa la parte di commercializzazione, ma il settore primario è il settore vitale. I microchip oggi, se tu non li hai, la Cina decide qual è l'economia che cresce, e oltre ai microchip tutto il tema della portualità e via dicendo. Quindi dobbiamo recuperare una consapevolezza del ruolo che il nostro paese può avere nei settori produttivi, di tutti i settori produttivi. Ovviamente a noi sta a cuore l'agricoltura e l'agroalimentare. Ecco, Gian Santi, agricoltura, se lei avesse adesso a disposizione il Premier Draghi per fargli una richiesta subito pressante sulla manovra, che cosa gli chiederebbe legata al suo settore? Ma io credo che innanzitutto devo fare due domande. Addirittura? Sì, perché uno ovviamente è se si crede nell'agricoltura, perché altrimenti non potrei fare la seconda domanda, perché in tanti anni il settore dell'agricoltura è stato un settore molto non conosciuto dalla maggior parte delle persone qui sedute. L'agricoltura era un qualcosa che stava fuori dalle città, contadini non sono neanche fighi, non facevano moda, non facevano tendenza. Ora tutti invece si sono accorti quanto invece sia importante l'agricoltura, e non c'è stato forte che non abbia un'agricoltura forte. E la domanda? La domanda, se quindi si crede all'agricoltura, è cosa fare per l'agricoltura, perché da 1977 che non si fa un piano di strategia per l'agricoltura italiana. Sono quasi 50 anni che in Italia non si fa una strategia per l'agricoltura italiana. Non fare strategia in un mercato globale, perché poi l'Italia oggi è vero che ha raggiunto 50 miliardi di export agroalimentare, ma ricordo sempre che l'Olanda,
che non è l'Italia, o la Germania, che non è l'Italia, esportano 80 miliardi. Quindi immaginate quanto valore aggiunto ancora noi dobbiamo creare per l'Italia, che ovviamente sarebbe un vantaggio. E come si fa? Si fa creando le condizioni per fare politica agricola in Italia. Peccato che la politica agricola italiana è una politica che anche questa viene definita in Europa. Noi rientriamo pienamente nella definizione che il presidente Timmermans ha voluto, che meglio disoccupati, meglio non occupati, meglio verdi, meglio green, ma certamente non produttivi. Il Green Deal europeo per l'agroalimentare, tenete conto che vale un taglio della produzione europea del 15% e del 20% del reddito degli agricoltori. Il primo che ha applaudito a questi dati, sapete chi è stato? Il ministro delle politiche agricole americane, che ha detto: benissimo, noi siamo pronti a sorprendere il vostro posto. E beh, queste sono le politiche. Allora, la risposta è: se si crede all'agricoltura sì, secondo, fare un più oggetto di strategia, perché altrimenti, e ringrazio in questo veramente tutto il gruppo di Fratelli d'Italia che ha sostenuto la grande battaglia ad esempio sul plastic e sugar tax, ma un paese come il nostro che produce agroalimentare, che esporta nel mondo e che buona parte di questo è fatta con base zucchero e soprattutto utilizza plastica per essere esportata, noi siamo così bravi a mettere le tasse sul nostro settore produttivo che esportiamo maggiormente. Allora, questa è politica industriale. De Luise, commercio, insomma, voi vi siete un po' ripresi, però non mi pare che siate felici, diciamo. Non siamo ancora certo ai livelli prepandemici, ci sono difficoltà in alcuni comparti abbastanza evidenti. Se lei dovesse chiedere, insomma, di riallocare un po', di ridisegnare la manovra, cosa che non sarà, perché ci sono una manovra da 30 miliardi con 600 emendamenti e 600 milioni, diciamo così, per le modifiche. Però se dovesse avere la possibilità, la domanda che ho fatto anche agli altri, che cosa chiederebbe al Premier? Beh, tanto vi posso dire che cosa abbiamo chiesto. Allora, si parlava prima di ecologia, transizione ecologica, i costi, eccetera. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese ricco di imprese di prossimità, e quando dico questa cosa parlo di negozi, bar, ristoranti, tutte attività che sono nei nostri quartieri. Probabilmente qui tra voi ci sarà anche qualche commerciante, barista, ristoratore, e sappiamo comunque noi come cittadini il servizio che queste imprese danno a noi cittadini. Perché? Perché ci illuminano il territorio, lo presidiano, incidono sul mercato immobiliare, soprattutto non consumano il territorio. Perché non dobbiamo prendere l'anziano, l'abbiamo visto anche nel periodo del Covid, non dobbiamo prendere la macchina per muoverci e andare a fare il rifornimento. Soprattutto, e questo io so che ne ho parlato molto con Giorgia ed è condiviso da voi, non usiamo un camioncino per portare un articolo da una via all'altra. Ecco, questo noi abbiamo chiesto all'interno del PNRR. Ora abbiamo un'occasione unica per far ripartire il nostro paese, ma anche per ridisegnarlo. Si parlava del lavoro a tutti, si può dare lavoro a tutti, si sta cambiando, ci innoviamo, ma dobbiamo investire su formazione, innovazione, dare una scuola all'altezza di quello che al mondo del lavoro serve, non tenere lontani questi due mondi e soprattutto valorizzare quello che c'è. Altrimenti continuiamo a fare dei voli pindarici, si discute perché è molto bello discutere, andare sulle idee, ma poi sul concreto no. Il concreto è fatto di gente che ha bisogno di lavorare, è fatto di gente che ha bisogno di uno stipendio sicuro, è fatto di giovani che hanno bisogno di un futuro, di poterci credere nel futuro. Bene. Quindi queste sono le cose che abbiamo chiesto. Stoppani. Sui valori del commercio già ben la Luisa è stata esplicita, insomma. È chiaro che dietro le attività commerciali su questo ci sono unità tra voi, no? Com'è? Su questo punto siete uniti. Perfetto.
per cui insomma i temi dei negozi che sono certamente portatori di interessi economici ma anche un grandissimo valore sociale, insomma i negozi sono la rete distributiva della socialità in questo paese con i temi dell'aggregazione. Ma tutta della la politica del ristori che fine ha fatto poi? Perché questa è una cosa, no, che sì, ma quando si parla di terziario di mercato c'è anche un'area che fino adesso non è stata toccata, anche il tema del turismo, sul quale se da una parte evidentemente c'è una cosa positiva che è sicuramente il fatto di aver istituito un ministero dedicato con un ministro insomma che abbia capacità di spesa e anche capacità operativa organizzativa e che sappia poi estrarre quelli che sono e valorizzare le nostre eccellenze dal punto di vista insomma delle potenzialità turistiche che abbiamo. Dall'altra parte evidentemente cosa dico è c'è il vostro osservatorio sul settore. Oggi qui abbiamo dei problemi attuali e dei problemi cronici. Problemi attuali, uno grave è quello di balneare la balneazione, ma evidentemente è quello di tenere in piedi quelle che sono le attività turistiche, che pensi per esempio ai grandi problemi che stanno vivendo gli alberghi, le agenzie di viaggio in questa fase storica. Poi i problemi cronici del turismo che abbiamo, insomma, turismo stagionale, un problema di qualificazione, un problema di un paese fatto di turismi diversi, balneare le città d'arte, i borghi, insomma, che non si parlano tra di loro, un problema di collegamenti, un problema di infrastrutture. Allora, insomma, grazie anche alle risorse del PNRR, si vorrebbe che su questi aspetti, insomma, si facciano gli investimenti necessari per sfruttare le grandissime potenzialità che ci sono su questo fattore strategico per il paese. Bene. E Bonomi, prendo sempre lei che alza la palla, così poi passo a Confartigianato, ma chi fa la politica fiscale e a questo punto anche un po' industriale in Italia? La fa il governo o la fanno altri? Chi la fa? Vuol proprio provocare lei stasera. Perché io ho un'idea. Vediamo se è la stessa. Vediamo. È chiaro, è evidente. Purtroppo non la fa più il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la fa l'Agenzia delle Entrate. Credo che è esemplificativo quello che è successo sul patent box. È emerso dai vari giri dei relatori come la ricerca sia fondamentale per questo paese, investire in ricerca, know-how, specialmente di fronte alle transizioni che dobbiamo fare, digitale, tecnologica, ecologica. E vediamo cosa sta succedendo. Viene smontato completamente il patent box, che finalmente, dalle mie parti si dice meglio tardi che mai, era uno strumento di stimolo alla ricerca arrivato per renderci competitivi rispetto agli altri paesi. Siccome assorbe troppa finanza pubblica, quindi siccome funziona, lo smontiamo. Adesso ditemi qual è il paese dove si smonta un procedimento o un provvedimento che funziona. Ma qual è la quindi ratio? Si fanno solo politiche economiche che non funzionano? Cioè è questa la ratio? Perché se questa è la ratio io credo che stiamo sbagliando. Allora non è che si possono smontare provvedimenti che funzionano per trovare risorse, poi diventa facile da mettere sui navigator, sul reddito di cittadinanza, cioè diventa troppo facile. Tutta la spesa improduttiva si chiama. È quello che noi stiamo contestando oggi nel merito, dicendo questa è un'occasione storica, dobbiamo fare crescita perché sennò non ripagheremo il debito emergenziale che abbiamo contratto. Noi rimbalziamo, non stiamo crescendo, ricordiamoci, stiamo rimbalzando, non stiamo crescendo. È un'altra cosa. L'anno prossimo il rimbalzo scenderà. Con molta onestà intellettuale questo governo nella NADEF, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha detto che dal 2023 cresceremo solo dell'1,5%. Non basta per ripagare il debito, quel debito che stiamo facendo noi per i nostri figli. E allora noi dobbiamo fare provvedimenti per la crescita. Quali ci sono provvedimenti per la crescita? Io faccio fatica. Donne e giovani, le due categorie che più soffrono nelle crisi e che hanno sofferto in questa crisi. Cosa c'è per i donne e giovani? E purtroppo quasi niente. Non c'è niente per la crescita, per il futuro, per le categorie che stanno soffrendo. Io di questo vorrei parlare. Ma non è che, allora, perché chiariamo, ci sono due gambe. Una è la manovra, l'altro è il PNRR. Non è che si sono, come dire, si è puntato sostanzialmente, si è scommesso sul recovery plan e la manovra, insomma, io ho detto questa manovra è tradizionalissima, non c'è niente di particolarmente
è una manovra normale, quasi di manutenzione. È l'approccio che è sbagliato, no, secondo me. Cioè, la manovra, la legge di bilancio, era il primo mattone di una costruzione che andava verso il piano nazionale. Quale differenza c'è con le manovre del passato? È sempre la stessa manovra. Che faccio l'esempio sul fisco. È stata data una delega fiscale talmente ampia che non era mai stata data a nessun governo della storia repubblicana. Non si può fare un intervento oggi sul fisco senza capire qual è l'obiettivo che si traguarda con la delega fiscale. Perché se tu mi fai capire qual è l'obiettivo e mi dici che questo, il taglio dell'IRPEF, è il primo inizio di un percorso, posso anche comprenderlo. Ma se no è uno spreco di risorse che non porta crescita. E ribadisco, noi abbiamo fatto una proposta che guarda caso è quella che ha proposto anche Fratelli d'Italia, che dimostra nei numeri che è migliore se vuoi mettere più soldi in tasca agli italiani. E allora perché di questo? Io quello che contesto nello sciopero sono le motivazioni. Da che sono presidente di Confindustria 18 mesi che sto dicendo vogliamo combattere i contratti pirata? Bene, combattiamoli. Ma non è l'industria, sappiamo chi li fa. Sappiamo chi li fa. Vogliamo combattere le finte cooperative dove non ci sono i diritti per il lavoro? Combattiamole, ma sappiamo dove sono. Vogliamo parlare di commissioni paritetiche nelle imprese per evitare gli incidenti sul lavoro? Presente. Vogliamo mettere più soldi in tasca agli italiani? Presente. Allora ci si siede a un tavolo, ci si confronta, ma se non solo mutuando Greta, sono tutti bla bla bla. Ma infatti Landini ha spostato l'obiettivo della sua comunicazione dal Premier, ha detto non ce l'ho contro Draghi, alle imprese e ai ricchi. Ma come ha fatto il Cerato, come facciamo? La politica di anche i ricchi piangano facciamo? Guardi, cioè, io credo che fare ancora la battaglia padroni, servi, però questo ricchi, è una battaglia fordista del Novecento, il mondo del lavoro si è trasformato. E questo però è il lessico, mi segue? Noi dobbiamo dare risposte diverse in italiano. È stato detto, come creiamo e mettiamo al centro la persona, quindi la sua occupabilità, la sua ricollocazione, la sua formazione, come gli diamo chance sul futuro, come parliamo di demografia in questo paese, un paese che sta morendo. Questi sono i grandi dibattiti che ci dovrebbero trovare uniti per costruire il futuro del paese. Ribadisco, Next Generation EU, noi stiamo indebitando i nostri figli. Pagheranno un debito, l'ultima rata, persone che non sono ancora nate. E tutti pensano che è gratis, non è gratis. No, non è gratis, nulla, l'Europa non ci regala niente, ce lo paghiamo. Peraltro non dimentichiamoci che i fondi dell'Europa hanno come sottostante l'idea di una tassazione europea, cosa che è scomparsa dai radar. Quindi prima o poi qualcuno ci chiederà come coprire quei soldi. Io so già chi li chiederanno. A chi? Non è ricchi, poveri, impresa. A chi? Ma togliere soldi all'impresa non è che tolgono i soldi a me, tolgono i soldi agli investimenti, a quella capacità di creare reddito, occupazione. È questo che noi dobbiamo stare attenti. E questo è il grande rischio che noi abbiamo davanti. Grazie. Granelli, è sulla stessa linea di Bonomi o ha una differenza, diciamo, d'approccio o di contenuto? Guarda, io credo che abbiamo un'occasione straordinaria col PNRR, adesso mai più, per dire. Chiaro che però molti dubbi vengono, perché uno immaginare, perché non dimentichiamo che questo piano ha una scadenza, peraltro, oltre quindi a dover ripagare il debito, entro il 2026 dovremo spendere tutte queste risorse. Per cui non abbiamo fatto in 30 anni, parlando proprio di utilizzare queste risorse, cose buone, siamo sempre andati molto lunghi. Adesso immaginare che ci sia questa tempistica e dover immaginare, io credo che non ci sia sostenibilità amministrativa, che è un primo problema che si pone rispetto a queste risorse. Sì. E poi condivido. Soprattutto c'è un tema legato al fatto che si dice sempre queste 6 missioni le condividiamo tutte, quelle individuate, noi diciamo però va tutto bene, eccezione fatta che ci sia un'inclusione per oggi per quello che è il mondo anche delle micro e piccole imprese. Adesso non è che voglia fare una rivendicazione sindacale, però un conto è vedere l'allocazione di queste risorse e poi un conto è capire come queste risorse verranno poi usufruite e ripartite. Parliamo per esempio dell'ambito pubblico, su cui ci sono tantissimi miliardi, no, per le infrastrutture. È stata fatta, il ministro Giovannini l'ha detto, questa allocazione puntuale di risorse, però poi noi dimentichiamo sempre che oggi il tempo che si perde maggiormente è quello legato alla burocrazia. Per cui dicendo mettiamo queste risorse lì,
ma poi da lì a quando le opere vengono realizzate e le imprese cominciano a lavorare, passano 20 anni. Quindi oggi il tempo che si perde nell'ambito pubblico soprattutto, metti queste risorse, li stanzi, poi il tempo che passa fra quando inizi l'opera a quando poi la vai a giudicare, sono 7 mesi in più che l'Italia mette rispetto alla media europea, e questo credo che non ce lo possiamo permettere, e quindi da lì anche dobbiamo immaginare di avere sostenibilità amministrativa, inclusione delle nostre imprese, perché altrimenti credo che vanificheremo anche una parte importante e un'opportunità che abbiamo. Senta, il mercato immobiliare si riprenderà? Deve essere molto sintetico, che siamo veramente... Si riprenderà se non verrà colpito da misure assurde come quelle che abbiamo citato, quella europea, se non verrà confermata la revisione del catasto finalizzata espressamente all'aumento della tassazione sugli immobili, si riprenderà se sarà valorizzato quel tessuto di cui parlava la Presidente De Luise. Diciamo, riprendo quello spunto perché su questo siamo sulla stessa barca. Quando parla dei negozi di prossimità, dei negozi di vicinato, di tutte queste attività, lì ci sono da una parte spesso tante famiglie di piccoli risparmiatori che danno in affitto il loro immobile, il loro piccolo immobile ad un esercente, a un commerciante, a un artigiano, e lì gli interessi sono gli stessi. L'abbiamo visto nella fase della pandemia, avremmo potuto assistere ad un dissidio continuo fra proprietari e inquilini, perché naturalmente gli inquilini, i commercianti, avevano difficoltà a pagare, i proprietari volevano legittimamente il loro reddito. Non c'è stata questa guerra, non solo fra organizzazioni, ma neanche fra proprietari e inquilini esercenti nella realtà. Allora dico una cosa, visto che si parlava di proposte, la sosteniamo insieme, sia pure con qualche differenza, sia con Confesercenti, ma anche un po' con Confcommercio. Riduciamo la tassazione sui redditi da locazione attraverso quella cedolare secca che nell'abitativo ha dato grandi risultati. Si consente di superare non solo questo momento di difficoltà, perché cito ancora Confesercenti, prima della pandemia parlava di 600.000 locali commerciali sfitti, sono aumentati, sono sempre di più, è un interesse di tutti, credo, non dei proprietari, non degli esercenti, far sì che girando le strade, qui siamo nel centro di Roma, è più difficile, ma accade anche qui, non ci siano locali vuoti, abbandonati, luoghi poi che diventano di degrado, eccetera. Aiutiamo ad incontrarsi domande e offerta, quindi riduciamo quel tipo di tassazione e aiuteremo quei negozi di prossimità. Logica, le faccio una domanda, la domanda più facile del mondo, forse la più banale, ma anche quella che tutti vogliono sentire. Cioè, nella logica del governante di destra, di sinistra, di sopra, di sotto, di centro, di nord, di sud, di est e di ovest, c'è sempre l'idea che se hai un immobile sei ricco, o quasi. Laddove in realtà l'immobile era una sorta, nella tradizione degli italiani, di salvadanaio per i figli, questa è la verità, no? O di sistemazione, diciamo. E è per questo che la proprietà immobiliare è molto diffusa in Italia. Improvvisamente la politica ha cominciato a pensare che gli immobili siano, come dire, l'indicazione di uno status, laddove più dell'80% degli italiani all'immobile. Poi sono arrivate una serie di crisi, quella del 2008, 2007, 2008, su finanziaria e poi economica, perché divenne anche recessione, colpì pesantemente il settore immobiliare, che da allora non si è più risollevato. Perché la politica continua a pensare che l'immobile sia un problema e non invece un'opportunità, una salvezza alla fine della fiera delle famiglie italiane? C'è un pregiudizio frutto di tante cose, di ideologia, di ignoranza, di superficialità e di comodità, perché poi quando si arriva alla tassazione è facile tassare quello che non si muove, anche qualora non ci fosse ideologia, ma c'è il pregiudizio, ma c'è, è facile da tassare. La manovra del 2011 chi l'ha sostenuta? Insomma, si è passati dai 9 miliardi dell'ICI ai 23-24 dell'IMU, poi leggermente scesi perché è stata tolta una parte della prima casa, ma quella manovra è stata sostenuta dalla proprietà immobiliare. E la particolarità dell'Italia, appunto, è quella di un investimento diffuso non solo nell'abitazione di residenza, ma anche nell'acquisto, nell'investimento del negozio, del locale commerciale, sì, della casa
di villeggiatura, eccetera. Quindi bisognerebbe valorizzarlo, ma c'è ancora questo pregiudizio e l'abbiamo visto anche con gli ultimi provvedimenti in tema di sfratti, che necessariamente, certo, si doveva aiutare chi aveva difficoltà nel periodo della pandemia, ma noi, con tante storie che abbiamo pubblicato anche sul nostro sito e altrove, abbiamo dimostrato che le difficoltà erano molto, anche moltissimo, nei proprietari, perché non sono appunto dei ricchi signori, ma sono dei piccoli risparmiatori che hanno bisogno di tutela come gli altri. Ascoltate, adesso ce n'è una, stavamo con Bonomi, ci siamo ricordati, non è difficile ricordarlo perché è una di quelle cose tra il surreale e il fiscale totalitario, la tassa sugli imbullonati. Prego Bonomi, le passo il mio microfono. Sì, purtroppo sono tristi ricordi, però anche lì l'Agenzia delle Entrate, pur di trovare in materia di imponibile, si inventò il fatto che gli impianti produttivi che non potevano essere trasferiti, ma ogni impianto produttivo diventa difficile trasferirlo, diventava materia imponibile, quindi andava ad aumentare il valore dell'immobile. È una follia, cioè noi passiamo alcuni provvedimenti che danno veramente la sensazione di come si sia contro l'impresa. L'IMU, ne potremmo fare un elenco di tasse. Questa manovra, l'ultima legge di bilancio, sottrae 13 miliardi alle imprese, in un momento in cui dovremmo spingere patent box, riallineamento dei valori degli asset di impresa, decalage su industria 4.0, decalage su ricerca e sviluppo. Quattro provvedimenti tolgono 13 miliardi, che sono 13 miliardi che mancheranno agli investimenti. Io credo che non è questa la strada. Cioè, vogliamo far crescere questo paese seriamente? Vogliamo metterci tutti un tavolo e discutere? L'impresa per prima dovrà ovviamente lasciare un pezzo sul tavolo in questa trattativa, ma dobbiamo costruire insieme. Solo se pubblico e privato avranno l'intelligenza di mettersi a un tavolo e costruire veramente il futuro del paese, allora avremo scelto la strada giusta, perché noi abbiamo l'obbligo di crescere, cioè non abbiamo altre soluzioni. Se vogliamo dare occupazione, reddito alle persone, sostenere un welfare importante, perché qui di questo welfare non ne parla nessuno, ma le risorse stanno scarseggiando. Beh, questo è un dato oggettivo, come suol dirsi. Però il problema è che in Italia sui dati oggettivi non si ragiona. Però questo è un dato politico. Adesso non so quanto tempo abbiamo ancora. Guido, tu che hai il timing, cosa ci riprendiamo? Quello che serve. Vabbè, e mi piace il Crosetto, perché Crosetto è sempre la soluzione. Io, quando ho un problema, Guido, cosa facciamo? Sentite, è inutile che facciamo finta di niente. Qua aleggia un grandissimo tema, che non è solo politico, ma è anche economico. E quindi non possiamo non affrontarlo, soprattutto con questo parterre, che è il meglio dell'Italia produttiva. E quindi qua noi abbiamo una chiusura d'anno, stanno scorrendo i titoli di coda del 2021, è stato un anno difficile, certamente di rimbalzo, poi vedremo se Draghi o chi verrà dopo, eventualmente, vedremo, e adesso ci arriviamo, riuscirà a dare una crescita stabile. Crosetto, non fate finta di niente, a che punto siamo di questa storia che riguarda la stabilità del sistema italiano e dunque il futuro dell'economia e dell'impresa? Perché chi va al Quirinale e chi va a Palazzo Chigi è sinonimo appunto di stabilità, di crescita, di mercati internazionali e così via. Ci devi dare il tuo giudizio, non dire che sei fuori dalla politica, perché non lo vorrei. Sono fuori, guarda, sono fuori in tutti i sensi, ma no, il tema della discussione che abbiamo fatto è un altro, vedi? Noi abbiamo l'abitudine di pensare che basti un nome per risolvere i problemi di questo paese. Per quanto possa essere in gamba una sola persona, non risolve i problemi di questo paese. Perché il tema che si è posto oggi, Mario, è, io cerco di dare un'immagine che possa capire anche chi non si occupa di impresa o di economia. Voi provate a pensare ai 100 metri alle Olimpiadi.
arrivano tutti gli atleti per correre 100 metri. Li abbiamo vinti, eh? Li abbiamo vinti. E tu, grande. Prova, tu prova a pensare se quello, se l'italiano che correva la finale fosse arrivato con uno zaino da 20 kg sulle spalle e le zoccole ai piedi al posto delle scarpe da ginnastica. Lo zaino sulle spalle è la burocrazia, il peso fiscale, l'inefficienza che lo Stato ti dà. Le zoccole al posto delle scarpe sono la ricerca tecnologica, cioè quello che ti consente di correre più veloce. Noi purtroppo non possiamo permetterci di fare le riforme che discutiamo al nostro interno come un braccio di ferro tra chi vuole produrre e chi governa. Perché chi determina quali sono le riforme che dobbiamo fare, le cose che dobbiamo cambiare, è il confronto internazionale. Ma non sono dubbi. Se tu corri con regole diverse rispetto a quelle con cui corrono al di là dei confini, sei morto. Non hai futuro. E quindi non è una discussione politica o tecnica, è una discussione di sopravvivenza. Con regole diverse non sopravvivi. La stessa azienda in Italia, voi pensate a un'azienda che produce, che ha gli stessi dipendenti, gli stessi immobili, le stesse tecnologie, gli stessi macchinari, una in un paese dove paga il 24%, un'altra in un paese dove paga il 10%, una in un paese dove paga l'energia 100, l'altra in un paese dove paga l'energia 50. Una in un paese dove ha continui controlli fiscali, tributari, impositivi, l'altra non ce l'ha. Una in un paese dove la difende e l'aiutano a esportare, un'altra in un paese dove gli crea difficoltà a esportare. Vabbè, però Guido... Quale delle due sopravvive, okay, e quale delle due vince? Ok, però fammi dire, però uno è un paese governato da Conte e un altro è governato da Draghi, no, abbi pazienza, c'è una differenza. Guarda, esiste una differenza sostanziale... E noi dobbiamo prenderci tutto il buono che significa avere Draghi, ce lo stiamo prendendo. Quando Fitch sulla fiducia di Draghi ci migliora il rating, noi dobbiamo prenderlo, ma quel rating se non te lo guadagni perché il prossimo anno noi aumentiamo il prodotto interno lordo, siamo più competitivi, costruiamo ricchezza, non avremo l'aura di Draghi che ci protegge per i prossimi anni. Noi ci siamo protetti fino adesso, sai perché? Perché avevamo aziende che nonostante tutto vendevano all'estero e sconfiggevano tutti che nella concorrenza avevano l'export, i prodotti migliori tecnologicamente più avanzati lavoravano in più. Fermo là. Fin quando durerà questo? No, perché poi alla fine viviamo in un mondo difficile. Guarda, dico una cosa politicamente scorretta. Non ci posso credere. No, mi viene. What a surprise. Ma quando uno Stato è costretto a dire che non è in grado di utilizzare al proprio interno le risorse del PNRR sullo spazio e deve far fare gli appalti dello spazio all'Agenzia Spaziale Europea, è uno Stato che ammette di non essere in grado con la propria burocrazia neanche di fare l'investimento in uno dei settori tecnologicamente più avanzati. Guardate che è una cosa che è passata sotto traccia, ma è un'ammissione gravissima in cui tu dici non sono in grado io come Stato a livello nazionale di guidare un investimento in un settore tecnologicamente così rilevante. Fermo là. Prandini, che so che ci deve lasciare un po' in anticipo. Prandini, ha visto com'è diventato un po' democristiano quello Rosetto? Non mi ha risposto proprio secco, micidiale. Non mi ha detto ma sì, io lo vorrei qua Draghi, poi vediamo, mi ha detto no. Io di Rosetto ho una grandissima stima, quindi devo dire che ce ne fossero di persone come lui che hanno rappresentato in Parlamento gli interessi del paese, che oggi lo vedono anche in una veste diversa. Quindi vabbè. Ma che fa? Anche lei è diventato non Doroteo. Non so se sia democristiano o meno, ma comunque ripeto, di persone ce ne fossero così. Mi sembra che la sua storia non sia proprio quella, però comunque sarà a lui rispondere. Detto questo, ritornando sul tema, noi parliamo di recovery anche negli interventi che ci sono stati precedentemente, che io condivido. Io vedo due criticità. La prima, noi dovevamo fare le riforme, di riforme non se ne parla più.
se noi non andiamo a semplificare tutti gli aspetti di carattere burocratico all'interno delle imprese, noi abbiamo un costo aggiuntivo come paese rispetto agli altri che ci toglie competitività, e questo è un elemento di grandissima importanza. C'è un secondo aspetto, che questa difficoltà che esce e che è maturata durante il Covid ci doveva far recuperare una centralità del paese. Io ho grande rispetto per le regioni e per i comuni, ma noi abbiamo bisogno di una politica nazionale, perché non possiamo avere un'Italia divisa per regioni. E anche sotto questo punto di vista noi abbiamo un rischio enorme, che il 40% delle risorse del recovery che verranno destinate ai comuni non verranno utilizzate, e, o meglio, verranno utilizzate come si faceva una volta, con la logica dello spezzatino, che non ti porteranno nessuna crescita economica, mentre invece queste risorse dovrebbero essere utilizzate rispetto ai bisogni che noi avremo nei prossimi anni, proprio per quello che diceva Carlo Bonomi prima. Quando tu oggi ti devi mettere nell'ottica che le risorse che hai a disposizione nessuno te le ha regalate, una minima parte sono fondo perduto, tutto il resto è debito e lo pagheranno le future generazioni. Sì, però non mi ha detto se, diciamo, preferisce che questo governo prosegua la sua corsa con questo Presidente del Consiglio, oppure che lo stesso Presidente del Consiglio vada al Quirinale, dove ha una funzione comunque di stabilità, 7 anni, carica asimmetrica rispetto al Parlamento, e con Palazzo Chigi troviamo, come dire, un accomodamento oppure il voto. Questo non mi ha detto cosa... Cioè, voglio dire, lei è un imprenditore, è un rappresentante importantissimo della realtà italiana, si sarà fatto un'idea. Ah, la mia idea è molto semplice, che oggi si sta parlando del tema della Presidenza della Repubblica. Sono convinto che se dovesse essere eletto Draghi Presidente della Repubblica, non so se ci sono le condizioni per non andare al voto, perché ovviamente ci sarebbe uno scenario completamente diverso rispetto a quello attuale. La mia convinzione è che noi oggi avremmo la necessità più che mai di avere e di arrivare alla fine della legislatura. So che questo può creare qualche disappunto, ma noi dobbiamo chiudere il percorso legato anche al tema del recovery, perché ogni centesimo che noi non andremo a spendere è un qualcosa che noi andiamo a sottrarre in termini di opportunità. Quindi, ai settori produttivi del paese. Niente voto anticipato, chiudiamo la legislatura, poi vediamo qual è la formula, e questa è già una risposta. Allora, abbiamo 10 minuti, devo subito, lo so, e ce l'ho con lei stasera, Bonomi, mi ha preso di mira. Io ce l'ho qua vicino, quindi non mi sembra vero che posso. Senta, ma che succede secondo lei tra il Quirinale, il Parlamento e il Governo? Cioè, visto da Confindustria, la cosa è non è così un passaggio qualsiasi. Un passaggio molto delicato, perché oltre al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che conosciamo tutti, la vera sfida sono le riforme. Cioè, per 25 anni questo paese è rimasto appeso sul fatto che non riusciva a fare le riforme perché ci dicevano che non c'erano le risorse. Oggi le risorse ci sono, quindi non ci sono più scuse. Siamo pieni di soldi. Quindi non ci sono più scuse. Le riforme vanno fatte. E vanno fatte perché? Perché dobbiamo rendere un paese moderno, efficiente e inclusivo. Se non facciamo questo, noi siamo condannati a un declino. Quindi il vero tema, sì, capisco che il gioco del nome è bello, ma è cosa facciamo, cioè quale strada vogliamo percorrere. E su questo non vedo una coesione, non vedo la stessa visione del paese. Era vero quello che diceva Goethe: l'importante non è che andiamo d'accordo, ma andiamo tutti nella stessa direzione. Visto da Confindustria oggi non mi è chiaro che stiamo andando tutti nella stessa direzione, anche perché queste riforme, ed è emerso un po' anche dagli altri colleghi, devono mettere a posto i servizi non di mercato, cioè la pubblica amministrazione, perché la produttività delle imprese
è cresciuta, negli ultimi 10 anni siamo aumentati di 24 punti, siamo in linea con i nostri competitor, la produttività della pubblica amministrazione è stata pari a 0. E questo è un problema, abbiamo il problema degli in-house, quindi concorrenza, altro tema difficile da toccare. Secco, la legislatura deve continuare come dice... Io credo, guardi, che noi abbiamo incertezza dal punto di vista dei mercati internazionali, il commercio internazionale sta rallentando, l'America sta rallentando, la Cina si ripiega su se stessa, la Germania ha visto gli ultimi 2 trimestri in ribasso, abbiamo l'incertezza sulle commodities, quindi aumento delle materie prime, costi energetici, quello che non possiamo permetterci è l'incertezza politica. Quindi stabilità. Abbiamo bisogno di stabilità, all'interno di questa stabilità però devono essere fatte le cose, perché stabilità fine a se stessa non serve. Devono essere fatte le riforme, quelle riforme che per 25 anni non sono state fatte, e guardi che qua è un problema di tutti, non sono state fatte per colpa di tutti. E ci mettiamo dentro anche noi compri intermedi, che non siamo esenti e immuni da colpe in questi 25 anni. La vedo veramente dura, perché sono tutti molto cauti, anche Bonomi non ha detto se preferisce che voglio continuare a Palazzo Chigi, se vado al Quirinale oppure da nessuna parte, anche perché il rischio è che dopo la quarta votazione possa succedere di tutto. Non so se è chiaro che cosa sta per succedere. Senza un accordo potrebbe esserci una specie di patatrac imprevisto, che perdiamo l'uno e l'altro, perdiamo Mattarella, perdiamo pure Draghi. Non è improbabile, io ne ho visto di cose così, ormai sono vecchietto pure io, ma Confartigianato ce lo dice, ci fa una previsione. Dai. No, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. No, scherzo, io riprendo un po' quello che diceva il Presidente Bonomi. Oggi viviamo un momento straordinariamente importante, delicato, anche perché poi abbiamo ancora questa convivenza con questo periodo ancora pandemico che non si sa, speriamo che finisca, ma vediamo i dati che non sono rassicuranti, per cui bisogna stare in guardia. Quello che gli imprenditori oggi chiedono più di tutto, è quello di avere certezza e di non vivere sempre con questo stato di ansia e precarietà, perché al di là di tutto quello che oggi si può rivendicare, il fatto che uno al mattino si alza e non sa quale potrà essere il futuro della sua azienda, faccio un esempio solo, non è stato citato stasera, ma credo che sia importante, e riguarda gli incentivi, i bonus. Oggi hanno mosso un mondo che è andato in difficoltà, il mondo dell'edilizia e tutti i suoi collegati, dal 2008 al 2020 è persi 700.000 lavoratori, 120.000 imprese hanno chiuso. Oggi viviamo ancora uno stato di precarietà, abbiamo riaperto i cantieri, non sappiamo ancora come potremo fare domani. Questa è una cosa assolutamente assurda che non ci possiamo permettere. Per cui dico, in queste scelte di Casella e di governo, io non entro nel merito, voglio solamente dire che la stabilità è tutto quello che ci serve per poter pianificare e fare al meglio questa ripresa. Va bene. Insomma, abbiamo cercato di fare il massimo con tanti ospiti, tutti molto bravi, devo dire, molto, molto disciplinati. Avrei veramente potuto continuare a lungo, ma abbiamo i nostri tempi. Poi Bonomi era qui che diceva, no, questo mi chiederà ancora previsioni sulle istituzioni. Non lo so, ci lasciamo con però un punto interrogativo, come avete visto. Non sappiamo ancora cosa accadrà. Penso che sia necessario, credo che su questo siamo tutti d'accordo, un tavolo di tutti i partiti, compreso l'unico partito che c'è all'opposizione, cioè Fratelli d'Italia, perché tutti devono concorrere alla scelta del prossimo capo dello Stato. Io ringrazio tutti, ringrazio Giorgia Meloni per avermi dato la possibilità di fare questo dibattito. Vi auguro buone feste in famiglia, grazie a tutti davvero.